Tutti pronti a mettervi in marcia? Questa è la settimana dello sport, inizia la settimana europea per l'attività fisica e lo sport, la Move Week. E allora ci facciamo raccontare tutto, anche dopo 2 anni di pandemia, tante restrizioni, quanto mai c'è bisogno di stare all'aria aperta e di trovare spunti per fare sport anche all'aria aperta. Abbiamo con noi Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale di WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a voi e grazie per questa graditissima opportunità. Ne parliamo perché è un'attività nazionale e anzi internazionale, sono 38 i paesi coinvolti, anche 3 milioni e mezzo i partecipanti. E WISP è capofila per l'Italia, sono 136 gli eventi e sono 67 le città coinvolte. Al di là di questa snocciolata di numeri, è davvero un'attività importante quella di Move Week. Proprio così, Francesca, ha anticipato bene, entriamo nel vivo proprio in questi giorni dell'11ª edizione della Move Week, appunto la settimana del movimento, la settimana per promuovere l'attività fisica e lo sport attraverso centinaia e centinaia di eventi. Un'iniziativa europea organizzata e promossa dal network ISCA, l'Associazione Internazionale di Sport e Cultura, di cui WISP è membro e capofila in Italia. E solo che nel nostro paese in questi giorni stanno andando avanti oltre 130 eventi in ben 67 città, fra grandi e piccoli comuni italiani. La Move Week di fatto è proprio la più grande campagna europea per la promozione del movimento e soprattutto dei suoi benefici in termini di prevenzione e promozione della salute. Un'iniziativa a cui WISP tiene molto perché rappresenta, ecco, un po' una delle rappresentazioni plastiche, diciamo così, di cosa voglia dire diffondere senso civico, coesione, senso di appartenenza, ma soprattutto anche corretti e sani stili di vita, attraverso appunto centinaia e centinaia di iniziative aperte a tutte e tutti, nelle discipline, nelle attività veramente più diverse, accessibili a tutti, dalle ginnastiche, al ballo, alla danza, alle iniziative di acqua gym, alle iniziative di parkour, street basket, giochi tradizionali, insomma veramente per tutti i gusti, opportunità veramente per tutte e tutti i cittadini. Leggevo che sono le camminate proprio all'aria aperta l'attività preferita di questa edizione, 11ª edizione di Move Week, proprio anche per la riscoperta di questa camminata con lentezza, no? Per in qualche modo far sì che camminando magari si riesca anche a visitare qualche luogo anche vicino a casa, non necessariamente lontanissimo, ma che non si è mai avuta l'occasione di vedere. Assolutamente, lo sport sociale, lo sport di base mette ancora una volta insieme, diciamo così, tanti ingredienti: sport, attività fisica, cultura, riscoperta dei nostri centri urbani, delle nostre periferie, delle nostre splendide aree interne. E sicuramente, vista la stagione, tantissime sono le attività che si stanno svolgendo all'aperto, abbiamo proprio tutti anche la voglia, ecco, dopo questi oltre 2 anni di emergenza sanitaria, di voler tornare insieme all'aperto, vivere la natura, vivere gli spazi all'aperto e soprattutto insieme alle altre persone, insieme agli amici, alle amiche. E ovviamente questo mette in evidenza ancora una volta il grande valore dello sport sociale, dello sport come proprio coesione, come coesione, certo, delle nostre comunità e come proprio esperienza, ecco, di vita, diciamo anche come diritto per tutti i cittadini, ovviamente in questo momento con sempre, ecco, un pensiero rivolto all'Ucraina, a chi in questi mesi ovviamente sta vivendo questa tremenda esperienza, e anche a tutte le persone che il nostro paese sta ospitando e ovviamente che ospitiamo anche attraverso le nostre attività, attraverso la nostra rete associativa. Ovviamente ancora una volta un grande ringraziamento anche per questo a tutte le associazioni e società sportive che anche un'occasione, visto che cita le società sportive, per coinvolgere i bambini, i ragazzi e dar loro la possibilità magari di provare anche sport che non conoscono e per i quali invece potrebbero anche scoprirsi portati. Proprio così, la Move Week diventa una vera e propria festa dello sport multidisciplinare. Abbiamo solo citato alcune delle attività in programma, sarebbe appunto impossibile
elencarle tutte, ma con questo approccio, quello della prova, perché l'obiettivo non è solo quello di fare passare qualche ora diversa, magari a chi approccia per la prima volta l'attività fisica, l'attività sportiva, ma soprattutto, ecco, di catturare, diciamo così, nuovi sportivi e nuove sportive. Tra l'altro sappiamo molto bene ormai, perché sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a dircelo, quanto, ecco, quanti siano i benefici per la salute derivanti dall'attività fisica. Un'attività fisica regolare, lo sappiamo, aiuta a prevenire e a curare le malattie non trasmissibili come le malattie cardiache, ma anche neoplasie, e poi ovviamente aiuta anche a prevenire l'ipertensione, il sovrappeso, l'obesità, che sappiamo essere ormai una piaga molto diffusa anche fra i nostri giovani. Allora, noi ricordiamo che fino a questa domenica 29 maggio Move Week raccoglie veramente centinaia di eventi in tutta Italia. Invitiamo chi volesse consultare gli eventi nella propria regione a farlo, e potete farlo sul sito italy.moveweek.eu, perché è appunto un'iniziativa che valica anche i confini italiani. Allora, grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, per aver presentato a noi in diretta qui a Marconi Radio Aperta l'iniziativa. Grazie ancora. Grazie a voi.